Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls 3. Ci troviamo qui su questo ponte dove abbiamo sconfitto, da poco, l'armatura dell'ammazzadrachi e continuiamo verso gli archivi. Allora, qui se non mi ricordo male c'era qualcosa, non qualcosa di estremamente rilevante, ma qualcosa c'era, infatti. Pezzo di tanite, che per carità. In realtà questo pezzo di tanite è utilissimo se sconfiggete la danzatrice della Valle Boreale all'inizio gioco, perché potete ottenere un pezzo di tanite praticamente all'inizio gioco e non è niente male, no, me ne rendete conto, immagino. Poi qui sì, c'è un altro falò e l'ultimo lo si vede addirittura a vista. Ah, ok, eccolo là. Facciamo finta che questa anomalia non ci sia e otteniamo le spade doppie di Gotthard, che purtroppo è morto, e la chiave dell'archivio. Archivio centrale, continuo sempre a chiamarlo archivio perché è l'unico archivio che abbiamo, quindi non serve molto specificare. E se non mi ricordo male, qui abbiamo un bellissimo, più o meno, comitato di benvenuto, ma io vorrei sbrigarmi. Tanto sapevo che scappava, eh. Da quello che so è potenzialmente possibile. Possibile ucciderlo lì per lì? Solo che non è facile e so che me ne arriva un altro, infatti. Tra l'altro, mentre noi stiamo facendo tutto questo, no? Immagino sentiate il saggio di cristallo che continua ad attaccarci. Simpaticissimo, eh. Come un calcio dove non batte il sole. Va bene, continuiamo. In teoria, il mio scopo di oggi, se così possiamo chiamarlo, è. Sarebbe completare l'archivio centrale. Ah, troverete molte lucertole di cristallo qui, eh. Molte, molte, molte. Però a noi va bene così. Da qua no. Di qua. Non mi dispiacerebbe riuscire a togliermi dalle scatole subito il saggio di cristallo, eh. Però so che non sarà così semplice come cosa. E dovremo continuare a beccarcelo in vari punti che cerca di romperci le scatole con risultati senza alcun dubbio minori di questa telecamera. Ok. Ero rimasto bloccato. Ah, ero proprio incartato da solo. Anima di campione. Che per il momento sta bella. E qui facciamo la conoscenza con questi simpaticissimi studiosi dell'archivio centrale che mi sono perso un attimo. Vabbè, tanto quelli lì acchiappo, stanno qua dietro. Quel viso completamente. Mi rovinando il momento. Dicevo, con il viso completamente ricoperto in cera. Tanto sono estremamente vulnerabile al fuoco, però io vorrei. Vorrei risparmiarmi un pochettino di. Ok, mi ricordavo che essero meno range, eh. Devo essere sincero. Vedete, sono talmente vulnerabile al fuoco che lì. Ok, no, questo, quelli con la lucetta accesa sono un pochettino più resistenti. Ma tanto vai giù uguale. Non te pensare, eh. La cera purtroppo ci rovina il nostro outfit da Dragonide, però è necessaria in quanto qui alcuni esseri sono problematici se non mettiamo la testa nella cera, ovvero se non strugliamo i nostri occhi. Non ho capito come ho fatto a non prendere. Ah, io ho preso un danno stupido. Ma quello è morto. Quindi, nello scambio globale, ci ho vinto io. Continuiamo. Allora, perché mi ricordavo ci fosse. No, che era una campana? Campana di cristallo, infatti. Ok, proseguiamo. Proseguiamo. Tra l'altro qui ci dovrebbe essere infatti l'oggettino, pezzo di tanite. Ci sono varie lucertole di cristallo, ma non ho un reale interesse nel trovarle tutte, perché non ho nessun interesse nei materiali da costruzione, ora come ora. Ho già le armi più 10. Mi lascia molto me il tutto questo. Il tutto. Ovviamente adesso che abbiamo la testa ricoperta di cera, ci sono delle problematiche a cui dobbiamo badare. Tipo mancare completamente e clamorosamente quella lucertola. È l'ultimo dei miei problemi. Però
problema ben più pressante è... Dov'è? Questo. Questi libri maledetti colpiscono, attaccano, mettiamo meglio detto così, qualsiasi cosa che li guardi. Per questo noi, senza anima di guerriero, noi senza la vista ne siamo immuni. E questo... Non mi ricordo se era un mimico. Riccioli della strega, che è una frusta. Ok. E forza interiore, che in realtà già avevo, ma... Ciccio. Ok. Allora, ne siamo arrivati da qua. Qua si sale. E qui dovremmo aver aperto uno... No, mi sa che abbiamo aperto direttamente quella. Ok, allora si sale anche qua. Ci dovrebbe essere uno studioso nascosto, infatti. Che poi nascosto non è proprio il termine tecnico, visto che... Se lui è nascosto, io comunque... Sto dicendo, io sono più ciecato di lui, eh. Per essere riuscito a mancarlo. Sì, non ti preoccupare. Con comodo. Bene. Bene. Io mi ricordo che stavo cercando di dire qualcosa e che non ci sono riuscito. Ah, in caso dovessimo subire danno da fuoco qui, scioglierà la cera che abbiamo in testa e quindi ci renderà nuovamente inermi, più o meno, innanzi. Dicevo, di nuovo inermi, dinanzi al fatto che siamo già inermi. Ecco, lo stavo dicendo giusto prima. Dicevo ai libri maledetti. Ma tanto è qua dietro il posto, il posticino speciale con la cera, quindi tutto a posto. Blob. Io mi ricordo la prima volta che sono arrivato qua e ho visto questa cosa nel senso immergere adesso nella cera. E il primo pensiero è stato perché? Perché? Pensavo fosse una trollata simile a quella di Dark Souls 2 con la barra che cambia sesso. E invece no. Invece c'è un senso di gameplay qui. Ok, qui credo di poter avere uno shortcut, cosa buona e giusta, molto buona e giusta, e continuiamo. No, questo è il saggio di cristallo, che incido. Che si diverte a rompere le scatole. Che a quanto pare è un suo hobby. Eccolo. No, l'ho lisciato di pochi istanti. Allora, probabilmente non l'avrei shottato ugualmente, capiamoci, non era quello il punto. Che cacchio? Ah, ci vanno pesanti anche questi? Ah no, è lui. È lui da lì giù in fondo. Simpaticissimo, eh. Come una carina. Uno è andato. Io volevo tenere aperto lo... Eh sì, so che sto sprecando punti magia, ma per quanto mi riguarda al momento rimuovermi gli ostacoli e il saggio di cristallo è più o meno una priorità. Ma togliete il più o meno in realtà. Allora, notate che i particellari del suo attacco hanno sforzato talmente tanto il mio PC da far abbassare, da provocare un drop dei frame. Non è che sia proprio una bella cosa, eh. Oh, salve. Non è che potesse andare giù. Perfetto. Adesso con un po' di fortuna. Non è vero, con parecchia fortuna mi lancio come una catapulta. Io qui non ci arriverò mai, vero? E no, ho fatto il passo più lungo della gamba e l'ho pagato. Oh, guardate chi c'è. Saggio di cristallo.
Però questa volta credo, ma non vorrei dire una cavolata, che abbia commesso un decente grave errore. Se riesco a giocarmela bene, ovvero più vicino. È morto. Imbecille. Cioè, prendi la difesa perfetta, ti sei messo vicino a me. Perché non hai cristallo? Che vabbè, ho già tutte quante le spell che mi potrebbe dare. E qui c'è qualcosa di rognoso. Ma lo sapevo, c'è un cavaliere della missione. Ne abbiamo affrontato con decente fortuna un altro nella precedente zona. Chissà che non riesco a farlo la stessa anche con questo. Vai. No, no! Perché ti giri? Tanto sei morto. Scusami, bello. Però ero un pochettino preoccupato perché tendi a essere problematico. E qui c'è un bel miracolo per noi. Flusso di anime, non a stregoneria, ricordavo malissimo. Notare che quello era uno studioso dell'archivio in quanto aveva la testa coperta dalla cera. Se no, la testa coperta ce l'ha col. Ci hanno molte persone. Ora, giunti fino a qui, io direi di fare questo salto. Scendi. No, io in realtà volevo proseguire, eh. Devo essere sincero, sincero, sincero. Pietra confessionale che serve ad annullare l'infusione di un'arma. Ok. Cavia di Lothric. Scalina de varie. Ma se intanto faccio uno, due e tre. Ah, tutta l'esplorazione fuori. Sì, ok, pezzi del cadavere dell'Otric. Non mi interessa al momento. A parte non si passa neanche da qui, però in generale non mi interessa molto. Non so perché il gioco stia laggando, onestamente. Ma arrivo a questo punto. Lo prendo come. Ok. Lo prendo come dato di fatto. Lagga, appunto. Qui si prosegue. Momento, qui se non mi ricordo male c'era. No, mi ricordo male, mi ricordo che c'era un muro segreto. Forse questa porta al muro segreto. Mi ricordavo male. No, ok, qui c'è una porta che si apre. E vabbè. Se si apre, si tira la leva. Si aprirà. Ed è la prima stanza. E me ne posso fare una ragione. Però mi ricordo ci fosse una porta segreta. Che a quanto pare non c'è. Frenate prende la delusione, ma non ci stanno le sue porte segrete. E vabbè, mi ricordavo male. Cose che capitano anche a me, cioè soprattutto a me. Ora. Non abbiamo la cera. Il maestro Miyagi sicuramente sarebbe offeso dalla nostra mancanza di dedizione. Ho fatto a prendere tutti quei danni. E presto detto, mi sono messo nel fuoco incrociato di due di quei cosi. Ribadisco, scelta estremamente stupida. Ma in qualche modo è stata la scelta mia. Ok. Tra l'altro, notare che non avendo la cera, io non posso neanche che so andare laggiù. Sì, non credo che c'è fino a qua. Ci arriva come? Che ci sono, esattamente. Vabbè, non mi interessa di troppo in realtà, quindi per me va bene anche così, eh. Non sto a strapparmi i capelli perché non ho potuto raccogliere quell'oggettino. Il raccoglibile l'ho già raccolto a suo tempo. Ok, certo, però magari la maledizione me la potevo risparmiare. Ora, si va all'aperto. Ah, l'arietta, le farfalle, l'arietta, e si continua. E si continua più o meno. Scende, si sale, scende. Sapete quelle sessioni un pochettino fuori. Dici, ti facciamo fare anche un pochettino fuori dalla strada, fuori dall'edificio. E poi ti arrivano quei gargoyle. Non penso che fosse uno spoiler per nessuno, ma. Sicché, io tendo, me li skippo, tanto non mi interessa raccogliere quegli oggetti. E
Se non mi ricordo male, arrivati qui vicino, abbiamo un altro piccolo scontro. Per inciso, non era quello il piccolo scontro. No, no. Non era quello il piccolo scontro di cui parlavo. Non me lo ricordavo neanche ci fosse lui. Non si entra. Come non si entra? Ricordo male? Ah, il problema è che questi qua volano, quindi non esiste neanche il discorso del... Ah, beh, tanto qua non ci arrivano. Pezzo di tenere. Ma secondo voi no? Dopo che mi sono fatto beccare da uno di voi così perché ero convinto non ci fosse, no? Sì. Tanto entro nella vetrata e al chiuso poi non è entrata, giusto? Certo, c'è uno studioso. Ma che senza offesa è globalmente una minaccia minore. Non avevo considerato il fatto che potevano colpirmi attraverso i muri. Quello non ci ho proprio pensato. È una cosa stupida perché da non valutarla, però non ci avevo pensato. Da qui si riesce, giusto? Sì, è la piazzetta quella brutta. Ok, datemi un attimo. Se non mi ricordo male c'era anche una shortcut da aprire, drop da raccogliere, scheggia da solo non morto, gargoyle a cui fare ciao ciao e si va. Sì, l'ho visto, c'era un drop dall'altra parte, ma non era niente di che. Immagino. Ora, usciti qui all'aperto. Vi vedo, eh. Usciti qui all'aperto. Ci sono tre simpatici NPC che a quanto pare cercano rogne. È uno, è due, è tre. Cosa interessante, uno di quei tre NPC tecnicamente l'abbiamo già ucciso. Che è la figlia del duo. No, figlia del cristallo, com'era? Intanto tu vai. No, 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 più veloce. Sto saltando più velocemente. E uno è andato. Secondo non è andato. Però se il primo mi suggerisce qualcosa è che non hanno tantissime astus su cui contare. Sì. Credo che abbia finito l'Estus, non può curarsi. Buoni. Mi sono più o meno fatto incastrare, cosa non buona. Ve la ricordate? No! Sono finito in una combo. Scusate, eh. Ho bisogno di uno di quei momenti... Come direbbe qualcuno, di una pausa di riflessione. Adesso. Il primo dei due che sale ci becca le botte. Statisticamente sarà l'arciere. Perché è l'unico che fisicamente ha interesse nell'avvicinarsi a me. No, no, no. No, no. Come cacchio si fa qua? Ma non perché siano difficili in senso assoluto, eh. Tanto io sto andando nel lato quello con i nemici. Perché quando uno è furbo, è furbo. Lo so. Ho provato a pararlo, ma non mi ero reso conto di quanta poca vita avessi. Vabbè, tanto due su tre sono andati giù, eh. Tranquilla. Anime recuperate. Cera ripristinata. Tramite lo shortcut che abbiamo aperto un attimo fa, ci abbiamo messo veramente un attimo a tornare qui. E andiamo a affrontare... L'unica rimasta, tra l'altro. In uno contro uno cosa vuoi farmi? Onestamente. Non so neanche se regge abbastanza da gastare qualcosa. Sì. Certo, diciamocelo. Avrei potuto gestirmela meglio. Però. Anche tu avresti potuto gestirmela meglio. Grande anima di campione. Poi. Cosa, qui immagino siano tutte quante le vittime. Loro. Ok. Bastone del saggio di cristallo del saggio. Che è un dono che avevano fatto i saggi di cristallo alla loro pilla. Sì, era raccomandata. Ce ne faremo una ragione.
Qui dovremmo tornare all'inizio degli archivi, se non mi ricordo malissimo. Vicino al falò praticamente. Sì, infatti eccolo là. Credo sia meglio ripristinare tutte le mie risorse perché poi potrei avere dei problemi contro i boss dell'area, che non sono oggettivamente difficili, però io tendo ad averci problemi. Insomma, sapete quella cosa in cui vi rendete conto che voi siete un pessimo abbinamento nel boss? Ecco. Una cosa del genere. Ok, avete fatto. Siamo arrivati. E qui ci dovrebbe essere questo bellissimo ponte. Qui sulla sinistra c'è. Momento. Allora, si saliva da là. C'è avuto un momento di perplessità cosmica, se vogliamo chiamarla così. Qui dovremmo avere veramente il luogo che ha suggerito a tanta gente che il DLC sull'Hondor ipotetico, che poi si è visto non è stato così, in un certo senso. E tutta la fissa sugli angeli, su Gertrude, eccetera, eccetera, è nata qui. Tecnicamente è nata lì, ma il punto è lo stesso. Ci sono quei bestioni che sono alcuni di classificano i più pericolosi dei boss. Non sono d'accordo. Certo, se li aggri tutti e tre assieme, un pochettino sono d'accordo, però come sto facendo io, tra l'altro. Ma non per volontà, ma sapete che è capitato. Loro. È la loro luce. E vabbè, una calmatina. Coso. Vedete quanto sono rognosi? Questi, tra l'altro, in teoria si possono anche skippare, eh. Nessuno ci obbliga a configgerli. Tecnicamente danno una lastra di titanite se li sconfiggi tutti e tre, però non vedo motivi per noi, visto che non abbiamo bisogno di lastre e roba del genere, per sconfiggerli. Sì, c'è una gabbia. E questa. Colonna di luce divina. Questa qui è Gertrude, circondata da piume d'angelo. Ovviamente a noi interessa poco perché avete già visto il contenuto nella run normale. Ci sono però. Ci dovrebbe essere un difensore qui da qualche parte. Che crea un collegamento con qualcos'altro. Eccolo là sopra. Lo sentivo che ci attaccava, ma non lo vedevo. Me l'ero un po' perso. Ve li ricordate? Vabbè, forse è meglio scendere e basta. Dicevo, ve li ricordate questi costi? Sono le creature lombrifi. Lombrifi. Vabbè, forma di lombrico, in cui gli umani si mutano quando vengono resuscitati, rianimati, reincarnati, forse è meglio dire, troppe volte da Rosalia. Perché qui molti portano. Molti, io stesso, cioè, non è che se le inventano le cose, come collegamento tra Rosalia e Gertrude. Alcuni addirittura pensavano fossero la stessa persona. Ah, un vicolo cieco. Ci ho quasi creduto, eh. Ci avevo quasi, quasi creduto. Vabbè, se metto qua. Lo guardo con amore, no? Poi gli lancio una sfera del caos maggiore. A quanto pare l'amore non basta. Liscio clamoroso. Liscio. Vabbè, non è un problema, era soltanto per farvi vedere Gertrude. Ed eccoci nuovamente sul ponte. Ovviamente questo giro abbiamo già fatto quello che dovevamo fare dietro. Proseguiamo in avanti. È pieno di soldati di Lothric e cavalieri di Lothric. Però io non ho mai trovato estremamente utile combatterli questi perché. Allora, onestamente, sarebbe anche utile combatterli. Non fosse che la morte è in agguato. Ah, e non parlo della morte. Dicevo, non parlo della morte causata da questi stessi, ma causata da altre cose, che ci costringe a rifare più e più volte quel pezzo, e quindi a un certo punto uno dirà: no, basta, non c'ho più voglia da farlo. Semplicemente io. Ok, state sono pure morti. Semplicemente io ho bypassato tutta quanta questa fase di logoramento psicofisico e ho deciso di andarci direttamente. Castello di Lothric. Sì, abbiamo ricollegato tutta la zona.
Tra l'altro, qui dovrebbe esserci il falò dell'ammazza draghi. Cosa che significa che abbiamo un simpatico checkpoint, chiamatelo come preferite. In caso i boss della prossima area ci fanno il culo. Ci facciano il culo. Già. Quindi, così, toccata e fuga. Allora, siamo tornati sul ponte. In realtà la scelta migliore sarebbe adesso evocare un fantasma e farmi aiutare, perché il boss in due tende ad essere estremamente più facile, però per scrupolo la prima volta lo faccio in solo. Poi, dalla prossima. Dalla prossima. Eventualmente evoco qualcuno in base a come va la prima. Perché non ho proprio una build che si presta molto a questa boss fight. Ma va bene, andiamo. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. E inizia la boss fight contro i due fratelli, Lothric e Lorian. E già al primo fendente di Lorian io ho preso danno. Non dico che sia praticamente un primato, perché sicuramente c'è gente che ha fatto peggio di me, però ci andiamo abbastanza vicino. E tra l'altro non mi aspettavo di fare così tanto danno a Lorian. Ero convinto che fosse resistente al fuoco. Mia vera convinzione, ma a quanto pare. Notare che Lorian, tra l'altro, è l'artefice della caduta del principe dei demoni che abbiamo affrontato nel DLC di The Ringed City. For that is our curse. Fase 1 completata. Tra l'altro adesso da ora in poi per... Ah, perché avevo l'ascia? Vabbè, lasciamo stare su queste finezze. Dicevo, da adesso in poi sarà necessario ferire Lothric, non Lorian. Non che sia sto estremo problema. Però è un po' un pochettino problematico, perché il fratellone gli fa da scudo, a meno che non lo buttiamo giù di nuovo. Vai. E adesso avete capito quanto può essere utile avere un alleato in questa fight. Tanto io sto sbagliando tutti i tempismi. È vero che non combatto con loro dal 15-18, mi sembra un po' esagerato, però è un eufemismo che funziona abbastanza bene in questo caso. Double kill. Ecco, ad esempio adesso potevo colpire Lothric. Ah, vabbè.
E pronti per, una se per un secondo try. Vabbè, sì, non evoco nessuno, dai. Tra l'altro questa volta però sono in forma di braccia, come avete notato dal fatto che siano... c'erano dei... ok. Dicevo, come avete notato dalla presenza del... perché? Olè. Colpisci? Grazie. Dalla presenza dei segni di evocazione, stavo cercando di dire, poi non ci sono riuscito a dirlo. No. Io preferisco stare un pochettino full vita, ma più che altro quando ci sta sto fight. Bello quando uno dice voglio stare full vita e poi per dirlo prende danni. Ah, e in caso non si fosse notato, la fonte del teletrasporto e degli attacchi di luce e quant'altro è Lodric, eh. La mia speranza era di riuscire a ferire entrambi con... dicevo... no. Evoco, se ho capito, faccio prima, non poi non mi va di stare troppo tempo, anche perché se era tardi sono stanco, non ce la posso fare. Allora, come promesso, evochiamo qualcuno, se mi è concesso farlo, eh. Ad esempio non vedo neanche un segno di evocazione, anche trovato un segno di evocazione. Ecco, tu che c'è una sciona che sembra bella grezza. Grezza in senso lato, non necessariamente del potenziamento, eh. No, Dupi sembra più simpatico, non fa niente. Ormai ho evocato l'altro. A meno che non sia un completo imbecille. Cosa peraltro possibile, eh. Non... pum. Dico, a meno che non sia un completo imbecille, dovrebbe andare liscissima sta cosa. Ma proprio liscia, liscia, liscia. Quindi si entra. Anche perché Lodric... ah, l'avete notato che Lodric... eh sì, Lodric, buonanotte. In realtà anche Lodric. Dicevo che Lorian è un pochettino storpio, no? Penso sia una cosa che difficilmente passa inosservata. Non fa tutto sto gran danno che pensavo. Però in fin dei conti il suo scopo non è realmente far danno. Il suo scopo è principalmente tenere occupato Lori e Lorian a volte. Non serve neanche che lo faccia sempre. Certo, sarebbe gradito, eh, che lo tenesse sempre su di lui, però no, non gli fa niente. Sia una grande delusione, Pomo. Non ti attacco perché mi sembrava un po' uno spreco, però ok, me l'ero perso. Ecco, questo è il momento della verità, secondo me. A parte che la lag sta veramente diventando insostenibile. Sì, ma perché c'è anche Pomo? Grazie. L'idea di base sarebbe colpire Lorian, Lodric, ecco, mentre Lorian mi dà le spalle. È per quello che è molto comodo avere un alleato in questa boss fight, perché Lodric è feribile sulle spalle di Lorian. Poi non vi dico quando si mettono a fare le cose. Quando fa così, però, quando lo resuscita c'è un AoE momentaneo, in cui a quanto pare... Pom c'è quasi rimasto secco. Quando uno è fesso, è fesso. Scusa Pom, se sei italiano e stai guardando questo video, a un certo punto è l'unico attacco iper predittabile del boss. Non si può fare, non ci possiamo far colpire da quello, soprattutto quando siamo in due. Vabbè, la faccio a colpirti? No, vabbè, ora sto sbagliando io. Ok. Te l'ho detto, non ci voglio niente in due, perché basta dire della sua attenzione. Among the cursed.
costruzione di un signore, anima dei principi gemelli. Grazie Pomp, grazie al medaglione solare e alla prossima Pomp. Io intanto recupero queste, credo fossero 4 ciofeche di anima. Attivo il falò e prima di concludere questo episodio vi leggo l'anima di Lothric. L'anima dei principi gemelli, cosa da entrambe? Anima dei principi gemelli, un'anima corrotta e intrisa di potere. Usa la così bla 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 bla. I due principi rifiutarono di diventare signori dei tizzoni, preferendo allontanarsi per vedere il fuoco spegnersi a distanza. Una maledizione rende le loro anime quasi inseparabili, perché sono due anime fuse assieme se guardate bene. Ragazzi, con la sconfitta dei principi gemelli, direi di concludere questo video. Spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento, piace, condivisione, sempre gradita e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!